Bella raga, bentornati nel canale. Oggi unboxing e recensione per noi. Partiamo immediatamente. Ok. Ma vaffanculo. Ce la possiamo fare? Figo. Bellissimo, cioè un astuccio che contiene tutto. Molto bello, direi di aprirlo subito e vedere cosa ci aspetta. Oh, sta roba c'è dentro! Ah, porca Eva! Questo è tutto quello che dovrebbe esserci all'interno. Come vedete sono accessori per la nostra GoPro. Nostra GoPro Hero 7 Black. C'ha già i suoi annetti, però fa il suo. Torniamo a noi. Allora, io direi di partire da lui, che vabbè, è un classico braccio. Ah, qui c'è ok per avvitarlo, questo per inclinare, bene, e come cazzo si estende sta roba? Si gira in qua, è un po' duro, e si estende, vabbè, ora non lo vedrete tutto, però in realtà non è neanche così male. Poi, allora sì, questo è molto plasticoso, però è interessante perché piega, poi si possono piegare i bracci, no? E quindi non so, cioè se c'è un palo possiamo attaccarlo. Vabbè, comunque potrebbe fare il suo. Tanto non deve tenere su un peso incredibile, quindi ci potrebbe stare comunque come va. Questa è una pulsiera, la proviamo subito. Quindi così. Ok. E poi c'è questa fibbia che andrà qua. Ah, ok, minchia. Super sicuro così. E questo? Dove cazzo me lo infilo questo? È col polso troppo piccolo, giustamente, no? Sbatti. Vabbè, comunque ci sta. Questo. Beh, devo dire che ha una bella forza. Questo attacco per la macchina con la ventosa. Tutto molto plasticoso, ok? Non è che c'era da aspettarsi chissà che cosa, però si fa così e poi. Vabbè, ovviamente qua non tiene, ci sta. Cos'è sta roba? Questo non ho proprio l'idea di cosa sia. Qua abbiamo un'altra, una fibbia. Ora abbiamo un po' di pezzi che vediamo. Cazzo, qua sta. Ok, ho già capito, quindi che questo qui si andrà poi ad attaccare qui alla GoPro e qua, penso, dentro a questa. Sì, comunque vedete questo. Ok, abbiamo questo aggancio, poi questo che è identico come, però più alto, questo è identico a questo, vabbè questo è un altro uguale, questo è un altro uguale, vitine di ricambio, questo è un pezzo molto importante, peccato che ce ne sia solo uno, perché qui attacchiamo la GoPro e qua abbiamo il filetto per attaccarlo tipo sul nostro cavallettino oppure su qualsiasi altro cavalletto. Questo sembra un medaglione adesivo. Questo qui non ho più pallida idea di cosa sia. Piastrine biadesive da incollare, penso, sulle superfici per renderle adatte poi da metterci questi pezzi qua. Poi c'è questa bustina che non avevo fatto ancora vedere. Poi altri pezzi qua. Questo in realtà è molto interessante perché voi potete mettere, cioè tipo mettete che qui passa un tubo, un pezzo di legno. Sì, poi vedete si può allargare il percorso e poi si stringe con questi e qui ci attaccate. Questo è interessante. E poi abbiamo qua altri pezzi un po' strani. Ok, poi abbiamo questo. Questo è un galleggiante, molto easy. Cioè, vabbè, ovviamente qui attacchiamo la nostra GoPro e questo. Dove cazzo lo attacchiamo? Beh, si può mettere qui, tipo, sempre utile. Il pezzo clou, anzi, due pezzi clou, per cui in realtà abbiamo fatto l'acquisto, che sono. Questo è il supporto per mettersela in testa. Che tra l'altro, qua ci sono anche dei pezzi, non so se un po' più morbidi, tipo in silicone. Si può ovviamente allargare, qui c'è la fibbia, abbastanza elastico. Dopo lo proviamo. È compreso anche questo pezzo. Che è una prolunga essenzialmente per riprenderci tipo in faccia e qui attacchiamo la GoPro. Comunque dopo proviamo tutto. Ultimo pezzo, ma non per importanza,
abbiamo la nostra pittorina. Eccola qua. Adesso andiamo a provare queste ultime due cose. Allora, direi che possiamo provare quello per la testa. O proviamo, non lo so. Ma questo dove cazzo va? Ok. Vabbè, in realtà per me potrebbe anche starci. Dovrebbe essere attaccata. Incredibile, proviamo a accendere. Facciamo una clip. È accesa? Sì, sta registrando. In teoria stiamo registrando. Se io invece volessi prolungare, attacchiamo la prolunga, proviamo a metterlo. Allora, fa un po' male questo, eh. Ah, mi sembra un po' una minchiata. Più che altro perché qui sento un sacco che mi fa male, cioè perché schiaccia, cioè tutto il peso che ti schiaccia sulla testa. Anche correre con questo è impossibile. Facciamo una clip giusto per capire che cazzo viene. Però fa male. Fa sempre bene averlo. Però non saprei sinceramente cosa. Vabbè, basta. Aia. E una ragazza. Ora proviamo la pittorina. Attenzione. Orco. Successo. E con questo attacchiamo, molto aderente, molto solida. Cioè non è super attaccata. Questa è l'escursione che riesco a fare con questo pezzo. Cioè, non lo so, non riprende proprio super dritta. Secondo me è meglio quell'altro, sì. Proviamo subito. Ok, ho attaccato alla pettorina questo pezzo, che è un po' più. Prima c'era attaccato questo, e ora ho messo questo. Cazzate infinite invece. Ah, sicuramente più in alto. Però non so, non comprendo. Vabbè, voglio provare una cosa però. Ok, una cosa che ci può tornare molto utile durante l'esplorazione. Io uso questa luce per far riprendere, no? Quindi se io riuscissi ad attaccarla qui. Qui ho attaccato l'attacco GoPro. Figo, sì, sicuramente figo. Cioè lo stesso problema. Punta in giù. Non Io voglio che punti così, e questa è l'inclinazione massima. capisco. Proviamo a capire. Penso di aver capito, non va messo così, ma va messo così. Se io lo metto così. Top. Sì, ok. Molto, vedete, ora è aderente. Allora, in conclusione, c'è tanta roba sicuramente. Ho un po' tutto plasticoso, secondo me 40 euro sono troppi. Infatti ai tempi costava sui 20, vabbè. Quindi prezzo un po' elevato forse, però veramente qua avete tutto quello che vi può servire. Niente, vi lascio quindi in descrizione il link dove potete trovare tutti questi gadget. Mettete like, commentate, iscrivetevi, tutto quanto. Ciao!